Ragazzi, buongiorno e bentornati sul canale di Umberto Miletto. Oggi parliamo di piegamenti sulle braccia e soprattutto oggi voglio far vedere un esercizio fenomenale per riuscire a imparare a fare il vostro primo piegamento sulle braccia. Allora, questo è adatto molto a quelle persone che sono agli inizi, che non riescono ancora a svolgere l'esercizio in maniera classica e soprattutto in maniera corretta, quelle ragazze che si stanno avvicinando a questa forma di esercizio, e questo esercizio secondo me è l'anello mancante che vi permette di passare dall'esercitazione sulle ginocchia o comunque facilitate al movimento poi finale con le ginocchia staccate. Allora, ve lo faccio vedere, viene considerato un movimento ibrido perché ci sono due fasi del movimento. Quindi, prima fase si esegue l'esercitazione completa con le ginocchia staccate, e perché questo? Perché sappiamo che nella fase eccentrica del movimento il nostro corpo riesce a sviluppare più forza. Non a caso tutte le esercitazioni che mirano anche allo sviluppo della forza hanno questo approccio con le ripetizioni eccentriche, anche definite come sforzi super massimali. E il nostro corpo, andrete a vedere che riesce a gestire la parte eccentrica del movimento, perché voi vi metterete lì e lo scopo sarà frenare la discesa, ma vi faccio vedere, così è più semplice. Allora, vi mettete in posizione, quindi come sempre mano leggermente aperta, non state con la mano chiusa, mano aperta per avere una superficie di spinta migliore, quindi mano appoggiata, possiamo farlo tranquillamente sull'avampiede, quindi in questa maniera qua, la mano rimane sotto la spalla, l'obiettivo è portare il mento avanti e il petto verso il basso. Quindi l'esercizio si compone così: facciamo una discesa eccentrica, quindi vi abbassate controllando il movimento, quando arrivate in basso appoggiate le ginocchia e da questa posizione vi risollevate e poi ripetete, quindi controllate la discesa, appoggiate le ginocchia e poi vi risollevate. Ok, ancora una volta, vengo giù, appoggiate le ginocchia e poi fate il movimento, sempre glutei contratti. Questo è veramente fighissimo come movimento, no? Perché riuscirete a macinare delle ottime ripetizioni eccentriche, e poi la parte concentrica, che è più difficile, dove probabilmente non avete ancora forza, ci sarà la parte appoggiata con le ginocchia che vi permetterà di svolgere questo movimento. Quindi questo è un esercizio di collegamento che vi permetterà di fare uno step ulteriore per riuscire ad imparare ad eseguire i piegamenti sulle braccia. Io sono sicuro che se mettete in pratica questo movimento, presto il piegamento sulle braccia arriverà, ne sono sicuro. Ecco, come mettere in forma questo allenamento: potete andare a fare delle serie di questo esercizio anche più volte durante la settimana, magari lo mettete anche come prima forma, come primo esercizio, proprio per andare a lavorare sulla forza. Quindi potete andare a fare anche 2-3 volte l'inserimento di questo esercizio, potete andare a fare di questo esercizio che vi ho fatto vedere anche 6-7-8 serie da, io direi, 3-4 ripetizioni, quindi 3-4 ripetizioni eccentriche e poi risalita con le ginocchia. Recupero tra una serie e l'altra di un minuto e mezzo, 2 minuti ci può stare, così cerchiamo di dare un po' più di lavoro, un po' più di volume, e poi partite con la vostra seduta classica. Però questa prima parte di quei 10-15 minuti su questo movimento sarà un ottimo modo per far salire la forza, ma soprattutto fare bene questo esercizio, ossia i push-ups o piegamenti sulle braccia, come li volete chiamare. Quindi mi raccomando, mettetelo in pratica, e come sempre grazie per l'attenzione e ci si vede qua sempre sul mio canale. E mi raccomando, spolliciate, soprattutto tutte quelle persone che poi riusciranno a fare il piegamento sulle braccia, dovete spolliciare. Ciao! Ma che cosa stai aspettando? Sei ancora qua? Dai, vieni sul mio sito umbertomiletto.com, ti metto il link qua sotto al video, perché ti ho preparato tantissimi articoli su allenamento, alimentazione, programmi gratuiti che ti permetteranno di migliorare. Dai, corri subito!